Chiamo adesso Nicola Porro che modererà e svolgerà le interviste per il resto della mattinata. Ben arrivato. Che ne pensa della relazione, diciamo, un po' sferzante sul digital? Diciamo che è assolutamente puntuale con quello che sta succedendo. Noi, aziende del settore, oggettivamente l'analisi che è stata fatta nella rilevazione, appunto, dà lo specchio preciso di qual è la situazione. Quindi i numeri sono assolutamente veritieri e sono anche un po', diciamo, crudeli, ma diciamo fonte di assoluto spunto per poter far sì che le nostre aziende prendano questa strada e quindi comincino questo cammino in maniera molto decisa, ovviamente con tutte le difficoltà che ci possono Senta, essere. io vengo qua a fare il summit perché mi permetto di fare delle domande fuori dal giro, ma uno sì, degli schemi, se non, che servirebbe, se le fa da solo. E la domanda è molto semplice, si pensa che certi oggetti possono andare sull'e-commerce, ma un altro tipo di arredo non ci andrà mai. Non c'è un po' questa impostazione mentale dei suoi Sì, associati? diciamo che questo ragionamento Perché quei numeri, cos'è? Il 95%? Quanto è il numero sì, che è dato? 96, Quant'è? 96, È un numero che è inferiore agli altri settori che abbiamo visto anche con lui, che comunque non è che hanno più del 6-7%, non è che fanno il 20% in Italia, però è no, comunque la metà. è assolutamente vero. Diciamo che c'è una forma, si può leggere in due maniere questo dato, perché da una parte lo puoi leggere come una grande opportunità ovviamente per il Certo. futuro, e quindi questo è il fattore positivo. Fattore negativo è riuscire, cioè diciamo che ci mascheriamo alzando questa barriera che è un po' una scusa sul fatto che oggettivamente ci sono sì delle difficoltà, ma anche tutte le difficoltà si possono anche, diciamo, superare. Sicuramente trovare un po' la quadra di riuscire a fornire un bene durevole come il mobile che ha bisogno in alcuni casi, anzi in molti casi, di progettazione, e quindi c'è un'intermediazione con il consumatore che è assolutamente necessaria, perché se no altrimenti il consumatore da solo non è in grado magari di costruirsi o configurare una cucina o quel che è un'armadiatura o piuttosto che una libreria. Quindi di conseguenza ci sarà bisogno sicuramente di un'integrazione del canale classico dei rivenditori con il produttore e l'e-commerce. Questo sarà sicuramente il gioco e bisogna capire poi dosare qual è il dosaggio di questi interventi, di questi player, diciamo. Quali saranno gli obiettivi strategici della sua invece associazione? Quali sono nei prossimi Allora, anni? la Che nostra associazione ha cominciato a focalizzare, beh, intanto come federazione abbiamo appoggiato assolutamente questa ricerca perché ci sembrava assolutamente doveroso aprire, proprio fare una fotografia della situazione, proprio per sensibilizzare i nostri federati. E come associazione che riguarda tutta la parte arredo, quindi diciamo quella più colpita da questa opportunità e comunque anche difficoltà, noi abbiamo cominciato a fare un processo di sensibilizzazione nel territorio facendo un'iniziativa che noi abbiamo nominato Sarredo Lab, dove sulle, diciamo, problematiche più importanti andiamo nel territorio dove ci sono le maggiori concentrazioni delle nostre aziende, quindi dalla Brianza al Veneto, le Marche, la Toscana e la Puglia, dove andiamo a raccogliere un po' le indicazioni dei nostri associati, ma anche portare a loro una visione su alcune, appunto, tematiche pregnanti, e una di queste è appunto l'e-commerce, come riuscire a entrare in contatto con questi millennial e quelli che saranno invece ancora i futuri, prossimi futuri nostri clienti, nel modo più, diciamo, opportuno e più congruo, perché sennò altrimenti rimaniamo un po' ingessati nella nostra Senta, distribuzione. il settore invece del merger and acquisition nel vostro campo, continueranno le aggregazioni, ci saranno crescite interne, siete ancora troppo piccoli come dimensioni nonostante la Questo parcellizzazione? Questo lo diciamo spesso in questi convegni, ma come si fa poi per... Anche questa è una bella sfida, nel senso che le nostre aziende sono fatte di grandi sensibilità personali dei vari fondatori o comunque diciamo appartenenti alla famiglia. Queste sono quelle caratteristiche che non è che si ripetono in maniera automatica perché uno ha un cognome sulle spalle, no? Quindi questo è un problema generazionale, di passaggio generazionale, che si combina poi con le dimensioni ridotte che abbiamo noi aziende mediamente nel nostro comparto per affrontare quello che sono le opportunità grandi che ci dà la globalizzazione. Quindi le aggregazioni, gioco forza, saranno
una delle vie o la via assolutamente necessaria per riuscire a diventare fisicamente più grandi, per riuscire a affrontare questo mercato nelle maniere più adeguate, perché gli investimenti sono veramente molto importanti. Parliamo di digital, ma non è che il digital un'azienda che fa 10 milioni lo può affrontare come un'azienda che ne fa 100, 200, 300 milioni. Quindi sicuramente è molto meno efficace, quindi ci avranno meno possibilità di riuscire ad entrare in questo mercato, che è grandissimo. Cioè lei dice che poi la digitalizzazione, se si dovesse andare su quel campo, poi ne parleremo, perché questo filo rosso di domande che faccio con lei le farò con gli altri, in realtà ha un problema dimensionale, è il contrario di quanto uno immagina. Sì, è un problema dimensionale, perché cominciare a fare semplicemente un sito internet efficace, voglio dire, e diamo la cosa più banale, semplice per dire, no? E parliamo dei 300-400 mila euro come minimo, per farlo una cosa che sia una cosa seria. Se cominciamo ad andare invece sull'ambito e-commerce, le cose si complicano all'ennesima. Non si può sicuramente pensare che un'azienda si riesca a organizzare, dovrà appoggiarsi a delle piattaforme che siano già attrezzate per poter fare poi tutte quelle che sono le operazioni di logistica, spedizione e, ahimè, anche di ritiro, perché bisogna rendersi conto che c'è anche quella parte lì, che se ne parla poco, che nell'ambito per esempio dell'abbigliamento, dove sono più avanti di noi, pesa circa il 30-40% sul fatturato possibile. Quindi tutte queste cose bisogna farci i conti. E la sua azienda in 5 anni come la vede? Perché lei, oltre ad essere presidente, è anche un'associazione di categoria e anche imprenditore. La nostra azienda non è diversa da tutte le altre, nel senso stiamo cercando, ovviamente, noi abbiamo sempre puntato da tempo nella, diciamo, internazionalizzazione, che fa parte proprio del nostro DNA. Noi siamo partiti dall'estero invece che dall'Italia, quindi esattamente al contrario mediamente da quello che hanno fatto le aziende italiane, e anche ancora oggi abbiamo circa il 91% all'estero. Per fare questo abbiamo fatto delle varie operazioni che nel tempo erano puntuali con il tempo, quindi dalle fiere agli area manager piuttosto che agli showroom, l'apertura di showroom, ma oggi appunto la digitalizzazione è la primo investimento che facciamo nella nostra lista degli investimenti, e che ci permetterà anche di uscire, ovviamente, come stiamo uscendo, da quello che è il bacino europeo, che è quello, diciamo, più semplice, che ormai dobbiamo dire che è un bacino domestico, a meno che non succeda qualcosa, insomma, che si spacchi l'Europa e si alzino di nuovo le barriere, ma auspichiamo assolutamente di no. Però sicuramente grandi paesi come la Cina, e che hanno delle grandi opportunità, perché anche negli ultimi dati di crescita del 2017 la Cina è balzata al 5º posto, facendo una crescita media degli ultimi, dagli 5 anni fa, del 175%, portandosi quindi al 5º posto, e circa la metà come fatturato di importazione dall'Italia rispetto agli Stati Uniti, la dice lunga con che rapidità sta crescendo. Lei ha uno scenario negativo, l'ultima domanda che le faccio dei giornali di oggi, sono tutte preoccupati del mercato, dei dazi, per il suo settore? Per il vostro settore? Diciamo che direttamente magari si spera di no, però indirettamente sicuramente crea un clima di non sicurezza, sul quale il mercato, ovviamente, sappiamo benissimo che se il mercato non è tranquillo, ovviamente compra meno. Quindi, in generale, macro. Quindi direi che noi siamo toccati nello specifico in questi giorni, e ne ha parlato il Presidente Orsini anche sui giornali, di una barriera alzata dagli Stati Uniti, che è della carbon, quindi il contenuto formaldeide all'interno del mobile, che si è abbassato come valore, sulle quali ha preso un po', diciamo, in contropiede le aziende italiane, ma non solo le aziende produttrici, ma anche il produttore della pannellatura, il quale non riesce a livello produttivo a far fronte alla richiesta così improvvisa di un abbassamento di indice, che fa sì che le aziende italiane oggi stiamo cercando una soluzione sul fatto di aprire una finestra che di smaltimento del vecchio modo di produrre con i pannelli di vecchio sistema, per lasciare il tempo che le aziende si adeguino. Queste sono per esempio delle difficoltà che magari si supereranno nell'arco dei prossimi mesi. Però ecco, la preoccupazione più grande saranno invece l'alzare barriere veramente insormontabili sulle quali magari... Grazie Presidente, sono molto incalzante, perché abbiamo dei tempi pazzeschi. Grazie.